Diamolo nelle immagini di ieri. Anzi, facciamo così. Ci sono tante interviste e c'è anche quella Papalesta. Cogliamo l'occasione per sentire l'intervista effettuata ieri da Cristian Siciliani. Per me sono molto belle, sono tutte e tre, hanno tutte e tre un significato, non c'è una prima, seconda o terza maglia se non una comunicazione che deve essere fatta alla Lega e alla Lega verrà fatta la comunicazione della prima maglia rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni neri, perché richiama la storia del Bari, la storia della maglia del centenario, la maglia appena nata, della società quando era nata, stiamo rinascendo e quindi era giusto dare questa comunicazione come prima maglia. Ma io credo che sia altrettanto bella la maglia bianca col pantaloncino rosso e l'altra maglia nera che è nuova, ma è un'innovazione, ma credo che sia molto affascinante anche come maglietta. Ma io credo che sia importante far arrivare una squadra di carattere internazionale come l'Olympique Marsiglia, seguita, allenata da un allenatore così importante come Bielsa, ma soprattutto è per la città, deve essere una festa, ci sarà la presentazione, ci saranno delle sorprese, ci saranno anche delle sorprese d'eccezione, di tifosi molto particolari e famosi che saranno presenti per questa prima. E poi credo che sia comunque la festa della città, la festa di questa tifoseria con queste nuove maglie e con i nuovi giocatori che sono tutti incuriositi di sentire il calore di questa città. L'hanno provato già ieri quando sono arrivati in aeroporto, quando sono stati poi a quel magnifico spettacolo sul lungomare di Bari, che secondo me è un momento di grande emozione per tutti coloro i quali arrivano e vedono una piazza così calda. Quindi davvero complimenti a tutti. Ho promesso a tutti i giocatori che arrivavano, ho parlato soprattutto di questo grande calore della piazza, poi abbiamo parlato anche dei discorsi economici, ma molti hanno scelto per questo calore, per questa piazza così vicina e per questo spero di non essere smentito. Mercoledì e poi nella campagna abbonamenti, che ripeto a tutti, l'ho già detto, mi auguro veda il Bari arrivare al primo posto tra gli abbonamenti sottoscritti in Serie B e tra i primi posti nel complesso tra Serie A e Serie B. È arrivato Ligi, cos'altro dobbiamo aspettarci dal mercato? È arrivato Ligi, tu hai sempre qualche cosa in più, adesso arriverà qualcos'altro, credo che abbiamo fatto già, devo fare i complimenti al direttore sportivo, all'allenatore, a tutto lo staff per quello che sta facendo, completeremo la rosa a breve per far sì che tutto quanto proceda nel verso migliore, per cercare di mettere tutti i presupposti per obiettivi importanti. Poi gli obiettivi, è chiaro, nel calcio non sono dettati solo dagli acquisti di mercato, ma sono fattori diversi che contribuiscono poi a raggiungere determinati risultati. Noi ci stiamo mettendo il nostro, io mi auguro che tutti, ognuno per la propria responsabilità, per le proprie competenze, ci metta il suo, perché sarà un campionato che deve vedere un Bari protagonista, ma una città protagonista, una tifoseria protagonista, una stampa protagonista, tutti quanti insieme per remare verso un'unica direzione. Allora, Papalesta grigio, cravatta verde, camicia bianca. Va bene, sta facendo bene perché sta realizzando finalmente a Bari le regole che portano al successo. Il successo ha una sua filosofia che i matarrese non hanno mai realizzato. La prima regola è quella di trovare qualcosa di buono e conservarlo, quindi lui sta facendo questa operazione qui. Poi mette insieme le risorse umane migliori. Stamattina ho incontrato un mio amico, un avvocato, che di calcio ne capisce tanto, e mi ha detto che da oggi inizia a lavorare nell'organico del Bari. Ah. Non ti dico chi per discrezione, è una persona di grandissima qualità professionale. E lavorerà a tempo pieno. Io mi sono quasi sorpreso perché era da tempo che non vedevo cooptate persone, diciamo, che con passione, intanto per passione e poi con competenza professionale, si mettono a servizio della propria squadra, che è cultura naturalmente. Il Bari sarà grande quando, tu lo sai come la penso su sta cosa, però sarà grande quando coopterà un filosofo e un giardiniere pure, perché in questo organico di Papalesta manca una persona pensante, diciamo, in maniera irregolare, è una persona che coltivi i giardini attorno allo stadio, perché non si può vedere quell'abbandono, quella moria di piante. Prendessero due carcerati e gli dessero una zappa e un tubo per innaffiare e rifacessero tornare verde quel campo che è meravigliosamente distrutto, che era meraviglioso, che è stato abbandonato. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito, ciao. Allora, niente, intanto solidarietà a Salomone,
Sì. E magari se ne metti la buona parola con Sky, di fare qualche... È un altro tema questo, perché saprei che Gianluca Barbaresta ha detto che la radio partner del Bari, la radio ufficiale del Bari, nella prossima stagione sarà Radio Norba. Siccome Michele Salomone non lavora più ormai da alcune stagioni a Radio Norba, che ad un certo punto aveva deciso di non fare più le radiocronache, Michele era passato ad un'altra emittente, e quindi sta di fatto che dopo tanti anni i tifosi del Bari si vedranno privati della loro voce amica, cioè quella di Michele Salomone. Quindi insomma anche questa di per sé è una notizia. Magari sarebbe bello sentirvi fare le telecronache su Sky come seconda voce, dato che non abbiamo mai avuto come opinionista, vabbè. Non dipende da me. Che c'è il giochino? Sì, partecipa al giochino. La partita credo che sia sempre... No, è un'altra partita, un Modena-Bari, e qui accade qualcos'altro, c'è un intervento in scivolata di un giocatore del Bari, ma l'arbitro gli dà un calcio di rigore contro. Questo è un giocatore che a me non era per niente simpatico. Ma di chi questo Modena Bari? Eh? Di chi ama questa partita? Questo dovrebbe essere il Bari di Maran. Il Bari di Maran. Il Bari di Maran. E quindi? È un giocatore che ha fatto anche una brutta fine, eh? Ti dico anche questo. Una brutta fine, eh? Allora? Non mi viene, Enzo. Non ti viene, è un difensore, si vede, no, dall'intervento. Dammi una pericina, tutta la fine, cos'è, è morto, non penso. No, è morto no, però calcisticamente sì. Che ti devo dire di più? Oggi sono troppo buono, Francesco, sto dicendo tutto, sto dicendo. Beh, ma se c'hanno un computer vicino scoprono subito chi è. Conto fino a 10, dai, fino a 10. Allora, perché volevo sapere l'anno? L'anno di, te l'ho detto, l'anno di Maran. Maran ha allenato 6 mesi a Bari, non è che devi fare chissà quale ricerca, eh? Vabbè, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi dispiace, te l'avrei assegnato volentieri il biglietto, ma non si può. Grazie per il tuo intervento, pausa pubblicitaria, nel frattempo qualcuno sta andando sul computer e beh, sicuro, azzeccherà il primo colpo, noi intanto ci fermiamo per qualche istante. Devi...